128 aperture contro 103 chiusure, nonostante il Covid. Alla fine del 2020, in questo anno pieno di ostacoli e difficoltà economiche, dal commercio della città di Piacenza arriva comunque un dato incoraggiante. Il numero di nuove attività avviate supera quello delle cessazioni. C'è una resilienza molto forte da parte di tutti gli operatori, quello di mettersi in gioco. È un anno molto difficile, perché questa pandemia sta colpendo a tutti i livelli, però il commercio, con i numeri alla mano, sta tenendo con grande difficoltà. Il Comune sta facendo il possibile per andargli incontro, speriamo che anche lo Stato agisca con queste forme di solidarietà per il commercio. Nel 2020 in città le chiusure complessive sono state persino inferiori rispetto alle 127 del 2019. In particolare, quest'anno il centro storico di Piacenza ha registrato 53 nuove aperture di negozi, esclusi i pubblici esercizi, addirittura in aumento rispetto alle 48 del 2019, mentre le chiusure sono passate da 57 a 42. Ma l'impatto più immediato della crisi da coronavirus ha toccato i pubblici esercizi, colpiti da forti limitazioni anticontagio e continue incertezze. Per quanto riguarda bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e altri locali con somministrazione di cibo o bevande, infatti, nel 2020 ci sono state 22 nuove aperture e 18 cessazioni, mentre nel 2019 c'erano state ben 32 inaugurazioni e solo 11 chiusure.